tutti cari amici, finalmente abbiamo terminato la rubrica della PlayStation 2 e sono contento che adesso non devo più fare delle rubriche e... Ma chi è che mi rompe? Scusate un attimo. Pronto? Sì, sono io. Cosa? Un'altra? Vabbè, ho capito. Ci vediamo, ti farò sapere. Potete soltanto scusarmi un attimo? Andiamo, andiamo! Vattene via! Cari amici, per cominciare questa nuova rubrica dedicata ai giochi bruttissimi per Nintendo 64, non potevamo che cominciare da un gioco prodotto su licenza Ubisoft. E il gioco che vi presento è Batman Beyond, Return of the Joker. Ovviamente dovremmo cominciare dalla storia, che qui è semplicemente accennata. Il nuovo Batman, non Bruce Wayne, ma questa è una serie ambientata nel futuro, deve semplicemente fermare di nuovo il Joker. Non il Joker classico che ricordiamo tutti, ma un altro, che è sempre comparso nell'altra serie televisiva, comparsa proprio all'inizio degli anni 2000. Una storia semplicissima. Come al solito c'è il cattivone di turno, il buonista di turno e devono scontrarsi l'un con l'altro. Ma lasciamo perdere questo aspetto e vediamo prima gli aspetti tecnici del titolo, partendo per prima dalla grafica, ovviamente. Graficamente com'è? Beh, bisogna dire che per essere un Nintendo 64 si è visto di meglio. Comunque l'atmosfera oscura è abbastanza ben riprodotta, effetti di luce abbastanza buoni, ambientazioni proprio futuristiche e tetre allo stesso tempo. Personaggi purtroppo sono un po' troppo sproporzionati. Il nostro protagonista Batman è riprodotto abbastanza bene, però c'è dei movimenti talmente legnosi che vi viene da ridere. Sono talmente semplici e basilari. Anche i nostri avversari, primari e secondari, sono talmente squadrati e semplici nel design. Lo so che Nintendo 64 non era come la PlayStation, ma sinceramente si era visto di meglio. Conker, ad esempio, era disegnato meglio graficamente sul lato del 3D. Ma comunque possiamo dire che sul lato grafico è discretamente gradevole, ma non perfetto. Per quanto riguarda il sonoro, abbiamo effetti sonori che sono troppo semplici e basilari per essere graditi in un gioco del genere, anzi, sono talmente brutti che non vi viene neanche voglia di ascoltarli. Invece, per quanto riguarda le musiche di sottofondo, dobbiamo ricrederci perché sfruttano molto bene i chip audio della console Nintendo 64 e sono tendenti all'hard rock e vanno bene per questa atmosfera oscura e terrificante allo stesso tempo. Invece, per quanto riguarda la giocabilità, Batman Beyond, Return of the Joker, cos'è, cari amici? Non è altro che, forse non ci crederete, un tie-in
del film dello stesso nome, che si chiama appunto Batman Beyond Return of the Joker, un film che venne pubblicato direttamente in home video, che ha per protagonista il sostituto di Bruce Wayne, cioè ovvero Terry McGinnis, uno studente che prende il posto di Bruce Wayne a fare Batman. Un'idea che poteva essere valida per fare un videogioco, ma ci sono certi problemi. Questo gioco copia sotto tantissimi aspetti i vari beat 'em up del genere, come Final Fight, sì, perché infatti gli assomiglia molto a Final Fight, o anche a molti altri derivati, tipo anche Jackie Chan Stunt Master, solo che qui è stato troppo semplificato il gameplay per cercare di farlo diventare più appetibile ai più giovani. Certo, ma potevano almeno impegnarsi un po' di più a farlo diventare più difficile. Abbiamo talmente tanti di quegli avversari che sono talmente stupidi che non vi viene neanche voglia di affrontarli. Vi basterebbe semplicemente lanciargli contro un pugno e forse potrebbero cadere a terra, ma ci metteranno un bel po' a cadere per terra. In questo gioco per Nintendo 64 ci sono un po' di differenze rispetto alla versione per PlayStation. Per esempio, la versione per PlayStation ha delle sequenze video realizzate abbastanza bene e il gioco ha certamente il bisogno di utilizzare diversi tipi di armi. In pratica il nostro protagonista può utilizzare vari tipi di armi, tipo il disco, multiproiettili, molte munizioni, cose che mancano parecchio nella versione per Nintendo 64, dove è tutto più incentrato sulle botte a suon di calci e pugni. Quindi che dire, cari amici? Questo gioco, oltre ad essere stato rilasciato per PlayStation e Nintendo 64, venne rilasciato anche per Game Boy Color, ma fa veramente schifo. Cioè, si sono visti dei tie-in videoludici migliori? È 50 volte più bello Batman Returns per il Mega CD, quello almeno era un gioco più divertente. Quindi che dire, evitatelo assolutamente e vedrete che schifezze ci saranno nelle prossime puntate. Vi aspetto. Ciao!